sigaretta. Ora è il momento del cardiologo. Farà la relazione il professore Novo sul ruolo della cardiologia e del cardiologo nella prevenzione e nel trattamento del tabagismo. Signori moderatori, professor Garage, professor Oleari, gentili colleghi, grazie per l'invito innanzitutto. Le malattie cardiovascolari rappresentano tuttora al mondo e anche in Italia la prima causa di mortalità e morbidità e sicuramente tra i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari il fumo di sigarette occupa un posto rilevante. Infatti il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio conosciuto, prevenibile ed eliminabile per coronaropatia. In Italia sono circa 13 milioni di fumatori, forse sono diventati un po' di meno, come ho visto poc'anzi dalla diapositiva della collega. Negli ultimi anni si è ridotta la percentuale dei fumatori maschi, mentre è aumentato un po' quello per le donne, soprattutto in aumento il numero dei fumatori tra gli adolescenti e il numero di decessi che direttamente o indirettamente sono rapportabili al fumo di sigarette è di circa 90.000 per anno per malattie cardiovascolari o malattie fumo correlate. Quali sono le sostanze del fumo di sigarette che fanno male in campo cardiovascolare? Sicuramente l'ossido di carbonio, che ha sia un'azione di danno endoteliale ma può anche indurre aritmie, la nicotina che aumenta le catecolamine circolanti e quindi la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa e altre sostanze come i radicali liberi che hanno un'azione irritante e ossidante e per contro ci sono altre sostanze contenute nel fumo come il benzene che hanno un grosso impatto sulle malattie di tipo neoplastico. Quando si fuma una sigaretta ci sono degli effetti acuti e degli effetti cronici sull'apparato cardiovascolare e gli effetti acuti riguardano una riduzione dell'apporto di ossigeno perché l'ossido di carbonio impegna l'emoglobina sotto forma di carbossiemoglobina e quindi la sottrae agli effetti che deve avere l'ossigeno nei tessuti periferici e d'altra parte la nicotina fa aumentare la pressione, la frequenza e quindi il consumo di ossigeno nel cuore, mentre dall'altra parte ci sono effetti cronici che sostanzialmente sono dovuti al danneggiamento progressivo dell'endotelio, quindi alla successiva proliferazione di cellule muscolari lisce, alla formazione di placche aterosclerotiche. Ma altre azioni ancora negative del fumo per quanto concerne l'apparato cardiovascolare sono l'induzione di una riduzione del colesterolo HDL, di un aumento del colesterolo LDL, di aumento di pressione arteriosa, aumento dell'attività piastrinica, induzione di vasocostrizione e quindi in taluni casi vasospasmo anche coronarico, produzione di ossido di carbonio e di radicali. E per quanto concerne i rapporti tra fumo e aterosclerosi è interessante questo studio che è tratto dallo studio ARICH, in cui si vede come all'estrema sinistra sono i soggetti non fumatori e all'estrema destra i soggetti fumatori e al centro invece sono i soggetti che oltre a fumare aspirano anche il fumo passivo degli altri, quindi si vede come c'è un'azione intermedia sui non fumatori e sugli ex fumatori del fumo passivo che si portano praticamente quasi al livello dei fumatori correnti. Quindi il fumo di sigarette aumenta del 100% il rischio di coronaropatia acuta, del 300% il rischio di coronaropatia asintomatica, del 300% il rischio di arteriopatia obliterante periferica o di malattia di Bürger e del 400% il rischio di aneurisma dell'aorta. Questa è una vecchia diapositiva di Fremont in cui si vede come il danno indotto dal fumo di sigarette rispetto al successivo infarto miocardico è di tipo lineare con incremento di un rapporto all'uno delle sigarette fumate, mentre sul pannello di destra si vede come smettendo di fumare il rischio progressivamente si riduce fino ad annullarsi nel passo di tempo di 15-20 anni.
Ancora più interessante questa diapositiva che ci fa vedere come l'azione nociva del fumo di sigarette rispetto all'infarto del miocardio si esercita soprattutto rispetto ai casi di infarto giovanile. Infatti possiamo vedere sulla sinistra come nei soggetti di età fra 30 e 59 anni la percentuale di soggetti in cui c'è un eccesso di rischio di infarto rispetto al fumo di sigarette è di gran lunga più elevata rispetto a che succede invece nelle persone più anziane. E noi qualche anno fa abbiamo pubblicato una casistica di infarti giovanili, 125 infarti giovanili, da dove si evinceva come il fumo di sigarette unito alle alterazioni metaboliche che coinvolgono parecchi fattori di rischio che si hanno nella sindrome metabolica fossero due fattori di rischio più importanti per gli infarti dei giovani. E d'altra parte far smettere di fumare comporta una riduzione del rischio che, come vedete in questa figura, è praticamente la sommatoria di quello che si ottiene correggendo bene l'ipertensione arteriosa e correggendo bene la ipercolesterolemia. Ma il fumo non è soltanto il fumo che è attivo, c'è anche il problema del fumo passivo. Il fumo attivo è quello che il fumatore ingerisce quando fuma la sigaretta, il fumo passivo è quello che pure lui respira, perché soprattutto respirano quelli che invece non hanno niente a che fare col fumo, che non vorrebbero avere niente a che fare con il fumo. E questo è lo studio Interart, famoso dal punto di vista epidemiologico perché ha preso in considerazione l'impatto dei fattori di rischio sulla malattia dello sclerotico e sulla coronaropatia a livello mondiale, e a sinistra si vede confermato il dato che il rischio aumenta in rapporto al numero delle sigarette, ma a destra si vede che il rischio aumenta anche in rapporto al numero di ore in cui un soggetto sta a contatto con il fumo passivo. L'esposizione al fumo passivo è simile a quello del fumo attivo dal punto di vista qualitativo, ma dal punto di vista quantitativo è addirittura peggiore. Infatti la quantità di sostanze che ci sono nel side stream smoke è maggiore rispetto a quella che si ha nel fumatore. Aumenta di 3 volte il catrame, di 5 volte l'ossido di carbonio, di 7 volte la nicotina e di 5 volte il benzene. Il fumo passivo è responsabile di una serie di eventi, come vedete in questa diapositiva. Per quanto riguarda il cuore, sembra che l'eccesso di malattie cardiache dovute al fumo passivo sia di 46.000 morti, ma non dobbiamo dimenticarci questi 430 casi di morti infantili che anche in questo caso sono aumentati dal fumo di sigarette. Ed è per questo motivo che nelle recentissime linee guida della Società Europea di Cardiologia sulla prevenzione cardiovascolare, che sono state messe online il 3 maggio di quest'anno, si appunto stressa questo concetto del fumo passivo che sembra aumentare del 30% il rischio di eventi cardiovascolari nel coniuge che fuma, cioè che non fuma rispetto al marito fumatore o viceversa, e del 30% anche nei soggetti che lavorano in un ufficio e che hanno il loro rischio aumentato se quelli che stanno accanto fumano rispetto alle persone invece che stanno in un ufficio in cui totalmente non si fuma. E ancora un altro problema importante è quello del fumo in gravidanza, perché nella donna in gravidanza che è anche fumatrice, per esempio il passaggio dell'ossido di carbonio attraverso il sangue e anche le altre sostanze che passano attraverso il cordone ombelicale può causare un aumento della frequenza cardiaca fetale, ma soprattutto sembra che nei bambini che nascono da madri fumatrici sia più importante l'incidenza della Sudden Infant Death Syndrome. E ancora uno studio pubblicato nel 2011 sull'European Heart Journal ha evidenziato che i bambini di 8 anni nati da madri fumatrici avevano livelli molto più bassi di colesterolo HDL, che come sappiamo è un fattore aterogeno. Quindi questi sono i danni che può causare il fumo nei bambini: bassi livelli di colesterolo HDL, precoce disfunzione endoteliale, quindi induzione di aterosclerosi precoce, e aumenti di una serie di fattori di infiammazione come la proteina C reattiva, il fibrinogeno, l'interleuchina, eccetera, che sono tutti quanti fattori oggi ritenuti coinvolti nella patogenesi della prosperità. Quest'altro lavoro, abbastanza non recentissimo, fa vedere un altro fattore importante, ossia come in giovani adolescenti che sono esposti al fumo passivo, subito dopo l'esposizione al fumo passivo si ha una riduzione della velocità di flusso coronario. Quindi questo ci fa vedere come anche in persone assolutamente sane il fumo passivo sia più. Noi
abbiamo fatto uno studio attraverso una mia tesista che è della zona di Agrigento e che ha il padre cardiologo, che hanno osservato circa un periodo di osservazione dal 94 al 2009 che cosa succedesse tra i genitori dei bambini che vanno a scuola, che fumano o che non fumano. Questa è la composizione della casistica rispettivamente controllata ogni 5 anni, nel 94, nel 99, nel 2004, nel 2009. Si può vedere come i bambini con entrambi i genitori non fumatori, per fortuna, sono in discreto aumento, passiamo dal 36% del 94 al 55% del 2009, mentre c'è una certa percentuale ancora di bambini che hanno almeno un genitore fumatore che fuma anche in presenza dei bambini. Bene, abbiamo potuto constatare, facendo il dosaggio dei livelli di ossido di carbonio espirati, c'erano 27 bambini esposti al fumo passivo dei genitori e 63 non esposti al fumo passivo, e la quantità di ossido di carbonio che viene espirato da questi bambini è significativamente più elevata quando sono esposti al fumo passivo. Quindi questo è un grosso problema che deve essere preso in considerazione e stressato anche nelle scuole. Ma perché il fumatore non smette di fumare? Il fumatore non smette di fumare perché in realtà il fumo di sigarette non è un vizio, ma, come ha detto poc'anzi la collega e come ha affermato negli ultimi anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una vera e propria malattia assimilabile alle tossicodipendenze, perché il fumo di sigarette, attraverso l'azione su questi due nuclei cerebrali, da una parte induce benessere e piacere, dall'altra parte induce aumento della vigilanza, della memoria e dell'attenzione, e quindi è per questo motivo che il fumatore non riesce spesso a staccarsi. E allora, se il tabagismo è una tossicodipendenza, è assimilabile ad una malattia cronica recidivante, e quindi ci sono due interventi che noi possiamo fare in prevenzione primaria o in prevenzione secondaria. In prevenzione primaria, praticamente sconsigliare il fumo di sigarette oppure impedire che i soggetti comincino a fumare, soprattutto dall'età più giovani, fa parte della piramide della prevenzione, ossia della cosiddetta prevenzione primordiale, in cui si cerca di prevenire l'insorgenza dei fattori di rischio sin dall'infanzia, della prevenzione di comunità, in cui si cerca di ridurre i fattori di rischio nella comunità, e della prevenzione primaria vera e propria, mentre dall'altra parte c'è la prevenzione secondaria in chi già ha avuto un. Da questo punto di vista, per quanto concerne la prevenzione primaria, è assolutamente importante la trasmissione di messaggi opportuni per le scuole, e quindi la Società Italiana di Cardiologia, attraverso anche la sua Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, ormai da 4 anni ha un protocollo di intesa con il Ministero dell'Università, Istruzione Scientifica e Ricerca, e quindi sta conducendo nelle scuole un progetto che è finalizzato alla diffusione della conoscenza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ma ovviamente questo è una goccia in un mare infinito. Ci sono anche i club service, per esempio il Rotary, che vanno nelle scuole a fare diffusione delle malattie cardiovascolari, ma chiaramente ci vuole un messaggio centrale che venga dal Ministero della Salute e che vada direttamente nelle scuole agli insegnanti. Per quanto riguarda la prevenzione secondaria e chi già ha avuto un evento cardiovascolare, quest'anno è stata lanciata su un England Journal of Medicine questa campagna ABC10, cioè quali sono i fattori che bisogna correggere in prevenzione secondaria. Anche in questo caso c'è il fumo di sigarette, e il dato interessante è che se noi prendiamo 100 soggetti che hanno avuto un infarto o una procedura di rivascolarizzazione coronarica chirurgica o interventistica, il 50% continuano a fumare ed è difficile dissuaderli. Anche per questo motivo nelle linee guida europee è stata stressata la importanza di smettere di fumare dopo un primo evento cardiovascolare come misura assolutamente efficace nella prevenzione secondaria. Quindi per fare la prevenzione secondaria bisogna usare tutta una serie di messaggi in cui il medico deve approcciarsi al paziente non in maniera aggressiva ma in maniera molto convincente, e questo si può fare sia nei reparti ma si può fare anche attraverso i centri antifumi, che per la verità sono soprattutto collocati nelle divisioni di malattie respiratorie e poco per la cardiologia, ma nelle cardiologie si può fare, in quelle cardiologie in cui c'è il centro di riabilitazione, che spesso c'è anche lo psicologo e quindi può svolgere un ruolo importante in questa fase. Ma vorrei dire che mi sembra assolutamente importante quello che ho visto stamattina già 2 volte dei colleghi che mi hanno preceduto, ossia urge una legge che dica che negli ospedali, negli spazi liberi degli ospedali, non si deve fumare, perché è assolutamente un'assurdità che il medico in corsia dice al paziente che non deve fumare, che poi scende giù in riabilitazione e dice che non deve fumare, che poi esce avanti dalla porta e vede il medico e l'infermiere che fumano. Questo è
quello che fa cascare, diciamo, il castello dal punto di vista del convincimento. E ovviamente ci sono anche i casi in cui, malgrado tutta la buona volontà e la buona organizzazione, diciamo, ospedaliera, intra ed extra ospedaliera, delle ricerche di antifumo, delle riabilitazioni, dell'opera del medico, dello psicologo, non si riesce a convincere il paziente a smettere di fumare, allora in questo caso è possibile anche adoperare farmaci o la nicotina a lunga o breve durata d'azione, oppure farmaci come il bupropione o la variciclina, che comunque sembra avere una certa azione, una certa efficacia nell'indurre lo stop al fumo di sigarette. Io ho un cognato che è medico, che è cardiologo, che fumava 80 sigarette al giorno, l'ho inviato in un centro antifumo e sono riusciti a convincerlo a smettere di fumare, adesso non fuma più, avendo assunto la variciclina. E se noi consideriamo quelli che sono gli effetti positivi, diciamo, di smettere di fumare rispetto a quello che noi usiamo normalmente in cardiologia nella prevenzione secondaria, possiamo vedere che se noi adoperiamo le statine, dobbiamo trattare 107 pazienti per ridurre un evento in 5 anni, se usiamo la terapia antipertensiva 150 pazienti, se convinciamo i pazienti a smettere di fumare basta convincerne 80 per evitare un evento in 5 anni. Quindi diciamo che il ruolo del cardiologo per cercare di indurre la smoking in se stessi è assolutamente importante. I cardiologi dovrebbero essere i maggiori sostenitori delle misure contro il tabacco in ambito di sanità pubblica. Dati che vengono dagli Stati Uniti evidenziano come smettere di fumare attraverso la terapia e il counseling sia di gran lunga meno costoso del trattamento dell'ipertensione, e quindi i cardiologi dovrebbero esercitare un intervento motivazionale efficace ed incoraggiare a seguire un intervento assistito di counseling e assumere anche farmaci quando occorre per la desossofazione dal fumo, oltre alle misure di qualità di vita. Quindi diciamo che cercare di convincere i cardiopatici a smettere di fumare non è una cosa che si risolve da un momento all'altro, ma richiede un percorso nel quale bisogna esprimere chiaramente al proprio paziente che è un percorso difficile, che ci possono essere dei momenti di ambivalenza e di resistenza, bisogna usare le motivazioni giuste per convincere il cardiopatico a smettere. E mi avvio alla conclusione con due frasi, questa di Cohen che dice che non è con i bypass o con l'angioplastica o con gli stenti che si tratta l'aterosclerosi, ma invece è con un netto cambiamento della storia naturale di questa malattia che possiamo ottenere vantaggi attraverso una pura e semplice variazione dei fattori di rischio e degli stili di vita. E concludo con quest'ultima frase di Pasteur che diceva: quando penso ad una malattia non è solo per trovarne il rimedio, ma è anche per prevenirla. E credo che poter intervenire sul fumo, impedendo alla gente di iniziare a fumare o cercando di convincerla a smettere di fumare in prevenzione secondaria, sia una grandissima misura di prevenzione cardiovascolare. Grazie alla presenza. Tuzzi, volevo quindi chiedere se voleva intervenire adesso. Grazie mille.